Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto il test dell'accessorio di sgancio che ho recensito qualche video fa, l'accessorio di sgancio per il Mavic Air 2, per il Mavic Pro 2 o per il Mavic 2 Zoom. Questo accessorio che funziona tramite la luce che abbiamo qua sotto a LED del drone, che dà appunto un impulso a un sensore che fa sganciare gli oggetti che andiamo ad agganciare sotto al Mavic. Quindi oggi facciamo un test, non sapevo bene che video fare con questo accessorio, però volevo fare una cosa divertente, allora ho deciso di fare uno sgancio di paracadutisti. Quindi l'idea era di portare questi paracadutisti ad un'altezza di 70 metri circa, magari anche 100, e poi andarli a sganciare. Però volevo metterne 6, perché comunque la confezione era di 6 paracadutisti, anzi vi lascio il link in descrizione di Amazon di questi paracadutisti, perché comunque sono divertenti per i bambini, per li si lancia con le mani e il paracadute si apre e poi scendono ovviamente planando. Però 6 è troppo complicato metterli sotto, perché comunque si impigliano, si intrecciano, è tutto un casino, poi uno si apre il paracadute mentre ancora il drone si sta alzando, è un casino esagerato. Quindi ho abbandonato l'idea dei 6 paracadutisti, e quindi lo faremo solo con un paracadutista. Però il concetto di come funziona questo accessorio di sgancio lo capiremo ugualmente. Per fare tutto questo avrò un assistente. Sara, vieni. Assistente è lei, mia figlia, perché comunque questo paracadute sarà da andare a recuperare, perché ovviamente non cadrà perpendicolare a dove lo sganceremo, perché c'è anche un po' di ariettina, poi sono super leggeri, quindi si sposterà sicuramente, soprattutto se poi andremo ad un'altezza fino a 100 metri. Però la speranza è che il paracadute si apra, altrimenti questi poveri ometti si sfracelleranno al suolo. Con quale iniziamo per primo, Sara? Con questo. Con quello azzurro, perché è il tuo preferito, è vero? Quindi speriamo che però si apra il paracadute di questo azzurro, è vero? Speriamo. Quindi direi di non perdere altro tempo e facciamo questo test, anche se è un test divertente, ma però rende l'idea di come funziona questo accessorio per il DJI Mavic Air 2. Quindi ragazzi, prepariamo tutto e facciamo questo test. Pronta? Andiamo a prepararci? Ok ragazzi, il Mavic Air 2 è qua pronto, è qua in overing, mentre sotto c'è già pronto anche il paracadutista. Quello che ha deciso di sacrificarsi per questo test. Quindi adesso direi di andare ad un'altezza di circa 70 metri e sganciarlo, e speriamo che vada tutto bene. Sara, tu sei pronta ad andare a recuperarlo? Sì, il calcolo del paracadutista però l'ho deciso io. Ah, va bene, pronti? 1, 2, 3, via! Andiamo a 70 metri. Adesso saremo a 50. No, siamo a 20. Adesso siamo a 30. Adesso siamo a 40, adesso siamo a 50, adesso siamo a 60, siamo a 70 metri. Pronta? Sì. Abbassiamo la telecamera. Pronta? Adesso siamo pronti a sganciarlo, eh? Pronti? Pronti, pronti, pronti? 3, 2, 3, via! Guarda che sta scendendo! Mi giro con il Mavic! Precipita! Precipita, non si è aperto! Non si è aperto! No! Sara, no! Non si è aperto! No! 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 Calcolando che questo ormai è defunto, dobbiamo provare con di un altro colore, amore. Giallo, andiamo a provare con quello giallo. Ok, con quello azzurro l'abbiamo perso, praticamente ci ha rimesso la vita, si è sfracellato, quindi quello azzurro è andato. Bye bye a quello azzurro. Allora, il gancio, o meglio, l'accessorio di sgancio ha funzionato benissimo, ma non ha funzionato tanto bene il paracadute, che probabilmente era difettato. Quindi, Sara, facciamo un'altra prova con quello giallo. Quindi adesso fagli vedere la nostra vittima sacrificale. Pronto? Anche quello sfracellato. No, anche questo si sfracellerà, speriamo di no. Ok ragazzi, il paracadutista azzurro praticamente l'abbiamo perso, quindi adesso ritentiamo, e ritentiamo con il paracadutista giallo, sperando che a questo il paracadute si apra. Quindi adesso andiamo ad un'altezza di 70 metri. Pronta? Pronti? Via! Siamo a 20 metri, adesso siamo quasi a 30 metri, adesso.
Siamo quasi a 40 metri, Ecco. siamo a 50 metri, siamo a 60 metri, siamo a 70 metri, aumentiamo, andiamo fino a 90 metri. Adesso 90, esageriamo, andiamo a 100. davvero? 100 metri siamo, Sara. Pronto? Wow! Madonna, quanto in alto! Aspetta che mi giro così. Tengo abbassata la telecamera. Pronta, Sara, vieni. 3, 2, 1, via! Sganciato! Sganciato, non si apre, si è aperto! Si è aperto! Si è aperto! Guardatelo, bellissimo, si è aperto! Sara, vai a recuperarlo! Guarda! Lo vedete là? Aspetta che arrivo con il drone! Brava, vai a recuperarlo! Andiamo a vedere dov'è il paracadutista. Eccolo! Fantastico, è stato bellissimo stare a 100 metri! Vai a recuperarlo! Sì? Tutto bene? Vai! Sì? Vai! Andiamo! Vai! Perfetto, siamo arrivati. Sara, fai un bel pollice su che è venuto. Vai un bel pollice su. Perfetto. Ok ragazzi, il Mavic Air 2 è tornato, tutto bene. I due paracadutisti, uno bene, l'altro no. Quello azzurro non ce l'ha fatta, non è sopravvissuto, si è schiantato perché il paracadute non si è aperto. Probabilmente avevo stretto troppo il laccio qua, quindi è rimasto troppo a pacchetto, quindi non si è aperto, mentre quello giallo si è aperto tranquillamente. Perché il problema di questi paracaduti quando li vado ad agganciare sotto è il fatto che si aprano prima del tempo, nel senso che se li allaccio troppo morbidi, ora che arrivo in alto il paracadute si è già aperto sotto al Mavic ed è una cosa che non mi piaceva tanto. Mentre se li stringo troppo, il rischio appunto è che il paracadute poi non si apra, si sgancia dal drone perché comunque lo sgancio funziona, ma il paracadute non si apre. Infatti lui, quello blu, non ce l'ha fatta, ma quello giallo ce l'ha fatta benissimo. È andato anche abbastanza distante da dove l'ho sganciato, secondo me è un bel se non sono 100 metri quasi da dove l'ho sganciato, che comunque sono davvero leggerissimi, quindi il vento li porta tranquillamente lontano. E poi comunque sono andato ad un'altezza di 100 metri, quindi era davvero molto molto alto. Quindi ragazzi, spero che questo video, seppur stupido e divertente, vi abbia reso l'idea di questo accessorio di sgancio per il Mavic Air 2, Mavic Pro 2 o Mavic Pro 2 Zoom, vi sia piaciuto. Se è così, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, infatti queste cose erano già arrivate un po' in anteprima su Instagram, anche se ovviamente non facevo capire cosa fossero, ma si vede visto già qualcosa. Seguitemi sul mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una cosa come questa. Ciao ragazzi!